in the mid-70s that we began to see the scope of the United States government's persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully yours, Asada Shakur, Havana, Cuba. L'intera questione razziale a Cuba era per me ancora più difficile da capire perché tutte le categorie razziali erano diverse. Innanzitutto la maggior parte dei cubani bianchi non verrebbero neppure considerati bianchi negli USA, verrebbero considerati latinos, ispanoamericani. Ero stupita di sentire che molti cubani, che per me erano neri, non si consideravano tali, si definivano mulatos, colorados, jabaos e vari altri nomi. Mi sembrava che chiunque non fosse del tutto nero venisse considerato un mulatto. La prima volta che qualcuno mi chiamò mulatta mi sentii così insultata che se fossi stata capace di esprimermi in spagnolo avremmo avuto lì stesso un'infuocata discussione sull'argomento. Io non soy una mulatta, soy una mujer negra y soy orgullosa de ser una mujer negra, diceva la gente non appena ebbe imparato un po' di spagnolo. Non sono mulatta, bensì una donna nera e sono orgogliosa di essere nera. Alcuni capivano da dove venissi, ma altri pensavano che fossi troppo fissata sulla questione della razza. Per loro mulatto non era altro che un colore, proprio come rosso, verde o blu, ma per me rappresentava un rapporto storico. Tutte le mie associazioni con la parola mulatto erano negative. Rappresentava schiavitù e padroni che violentavano le donne nere. Rappresentava poi una casta privilegiata, cresciuta secondo i valori e la cultura europei. In alcuni paesi dei Caraibi, infine, rappresentava il livello medio di un sistema gerarchico a tre caste, la casta che fungeva da classe cuscinetto tra i dominatori bianchi e le masse nere. Mi riusciva impossibile separare la parola dalla storia. Mi ricordava un detto che mi ero sentita dire in continuazione durante la mia infanzia. Sei bianco, sei a posto. Sei marrone, gira alla larga. Sei nero, torna indietro. Mi resi conto che per capire veramente la situazione dovevo studiare approfonditamente la storia di Cuba, ma in qualche modo sentivo che la questione del mulatto impediva ai cubani di risolvere alcuni dati negativi che erano il portato della schiavitù. Il movimento nato intorno all'orgoglio di essere neri aveva avuto un ruolo molto importante per aiutare la gente nera negli USA e in altri paesi di lingua inglese a vedere il proprio retaggio africano sotto una luce positiva. Non avevo mai sentito di un movimento equivalente per l'orgoglio di essere mulatti e non riuscivo neppure a immaginare quali avrebbero potuto essere le basi. Per il mio modo di vedere è estremamente importante che tutti i discendenti di africani in qualunque punto di questo pianeta lottino per rovesciare i modelli politici, economici, psicologici e sociali creati dalla schiavitù e dall'imperialismo. Il problema del razzismo assume molte forme e presenta molte sfaccettature. È un problema complicato la cui soluzione richiede analisi approfondite e molta lotta. Anche se i cubani ed io affrontavamo il problema ad angolazioni diverse, sentivo che condividevamo il medesimo obiettivo, l'abolizione del razzismo ovunque al mondo. Rispettavo il governo cubano, non solo perché aveva adottato principi antirazzisti, ma anche perché lottava per realizzare quei principi. Trattengo il respiro.
mentre aspetto che mia zia risponda al telefono. Sono passati 5 anni da quando ho parlato con lei l'ultima volta, 5 anni durante i quali non ho potuto rimettermi in contatto con la mia famiglia. Spero non abbia cambiato numero. Un click e poi finalmente sento la sua voce, sono così felice. Zietta, sto quasi gridando. Sono io, Assata! Chi? Assata! Chi? Sono io, Assata! Sono a Cuba! Sono a Cuba! Oh, ti voglio bene! È così bello sentire la tua voce! Come stai? La voce dall'altra parte è quella di mia zia, ma suona così fredda che faccio fatica a crederlo. Ah, davvero? Assata. Bene, bene. Sto bene. Che c'è, zietta? Sono io, Assata. Stai davvero bene? Sto bene. Zietta, oh, mi sei mancata così tanto. Va tutto bene? Tutto ok? Come stanno tutti? Come state? Di nuovo una voce gelida. Va tutto bene. Cosa vuoi? Cosa voglio? Cosa vuol dire cosa voglio? Voglio parlarti, ti voglio bene. Mi sembri così fredda. Beh, è che io. C'è una pausa. E poi. Dimmi qualcosa, così capisco se sei veramente tu. Qualcosa che sappiamo solo io e te? Capisco finalmente, dico la prima cosa che mi salta in mente. Henty, Penty, Jack o Stenty? È una sciocca rima infantile che nessun altro può conoscere. Ero solita molestare mia zia in questo modo quando ero piccola. Sei proprio tu! Oh mio Dio, sei veramente tu! Grida. Aspetta, dammi un istante per rispondere, per riprendere fiato. Come stai? Bene, rispondo. Come sta la mamma? E Kakuya? Tua madre sta bene? Oh, sarà così felice quando le dirò che ti ho parlato. Anche Kakuya sta bene. Tua figlia è così grande che non la riconosceresti. È alta quasi quanto te. Le dissi che volevo chiamare mia madre Kakuya non appena avessi finito di parlare con lei. No, chiamala domani. Lascia che ci parli io per prima. Così saprà che sei veramente tu. Dove hai detto che sei? Cuba. Ti chiamo da Cuba. Sono una rifugiata politica. Cuba? Ripete mia zia. Cuba? Stai bene lì? Voglio dire, sei al sicuro? Penso di sì, le dico. Sto bene, mi sembra di sì. Parlare a Kakuya e a mia madre il giorno dopo fu quasi un sogno. Pronto, disse la sua piccola voce al telefono. Era la più bella voce che avessi mai sentito. Ero nervosa e felice. Grondavo di sudore. Come stai? Chiedo a mia figlia. Bene. Mi sentivo come una pentola che ribolliva, tutti i sentimenti che mi ero tenuta dentro così a lungo straripavano fuori. C'era un milione di cose che volevo chiederle, un milione di cose che volevo sapere. Mia madre ed io facemmo dei piani. Lei, la zia e Kakuya mi avrebbero raggiunto al più presto. Sembrava troppo bello per essere vero, e infatti lo era. I mesi passarono uno dopo l'altro. Per ottenere il passaporto, Kakuya aveva bisogno di un certificato di nascita. Mia madre mi aveva detto che per 10 anni l'ospedale Amherst si era rifiutato di compilare il certificato di nascita di Kakuya. Alla fine, dopo mesi di difficoltà, Evelyn era dovuta andare in tribunale per ottenere un documento che provasse che mia figlia era nata. Nei mesi seguenti cominciai a capire che tipo di inferno l'FBI e la polizia avessero fatto vivere alla mia famiglia. Dopo la mia evasione, avevano tormentato così duramente e brutalmente mia madre che lei alla fine aveva avuto un infarto. Ciò che avevano fatto ad Evelyn superava ogni immaginazione. Adesso capivo perché avesse reagito a quel modo alla mia telefonata. Il telefono nel suo ufficio era sempre sotto controllo. Lei e mia madre avevano ricevuto messaggi falsi scritti con la mia calligrafia. Avevano ricevuto telefonate con la mia voce che dicevano di andare in un determinato posto e portare del denaro. Avevano scoperto cellule fotoelettriche ed altri congegni dentro e intorno alle loro case. Avevano avuto strane incursioni in casa in cui niente di valore era stato rubato. Ma erano sopravvissute e col tempo erano diventate più forti. Quando l'aeroplano atterrò a L'Avana, sentivo come se il cuore battesse contro le costole per uscire. Lo stomaco mi faceva male, la bocca era secca come il cotone. Mi sembrava che un milione di persone si riversassero fuori dall'aereo prima che quella piccola bambina alta con i grandi occhi iniziasse anche lei a scendere.
Riuscivo a vedere mia madre, aveva l'aspetto così fragile, eppure così determinato, con mia zia dietro, trionfante. Quante ne avevamo passate tutti? La nostra lotta era incominciata su una nave di schiavi molti anni prima che io nascessi. Venceremos, la mia parola preferita in spagnolo, mi passò per la mente. 10 milioni di persone avevano tenuto testa al mostro. 10 milioni di persone lontane solo 90 miglia. Ed ora eravamo qui insieme, nella loro terra, la mia piccola famiglia ed io, che ci abbracciavamo dopo così tanto tempo. Non c'era alcun dubbio, il nostro popolo un giorno sarà libero. I cowboy e i banditi non sono i padroni del mondo. Postfazione di Lennox Innes. La pubblicazione di questa straordinaria autobiografia fornisce una rara opportunità di guardare dietro le distorsioni dei fatti attentamente orchestrate sulla vita e le motivazioni di Assata Shakur. Scrivendo in modo semplice e chiaro del razzismo che ha permeato la sua infanzia e la sua adolescenza di donna, normali esperienze del popolo nero negli Stati Uniti che hanno portato milioni di persone alla disperazione, molti alla ribellione, Assata ci porta a capire meglio la società in cui viviamo. Certamente il razzismo che segna ogni aspetto dei primi anni di vita di questa sensibile, dotata ed appassionata bambina, nella sua lotta per trovare una propria identità che la porta a cercare soluzioni al catastrofico impatto del razzismo e dell'oppressione economica su tutti i popoli di colore negli Stati Uniti. È l'America razzista che fornisce il contesto per la formazione di questa rivoluzionaria nera. Popoli che combattono per l'autodeterminazione sono un fenomeno del XX secolo. Queste lotte spesso non sono comprese e sostenute da gente di buona volontà negli Stati Uniti. Se le lotte si svolgono in Sudafrica, nel Salvador, nelle Filippine o nei campi profughi della Palestina, le parole di Assata Shakur, quando scrive delle proprie lotte nelle strade di New York e nel Sud per crescere e farsi rispettare come bambina e come donna, presentano un chiaro esempio di autodeterminazione e di sviluppo negli Stati Uniti, come avviene con la vita dei suoi fratelli e sorelle in tutto il mondo. E ciò perché anche se il suo libro è intensamente personale, è anche assolutamente politico. Essa scrive delle proprie esperienze non come un'icona storica che cerca di cristallizzare la vita difficile, ma come una persona le cui esperienze di ricerca di cambiamento possono fornire una chiave interpretativa per la propria vita e quella degli altri, quegli stessi altri che, come lei stessa vivacemente esprime, sono stati rinchiusi dai senza legge, ammanettati da chi odia, imbavagliati dagli avidi, e per i quali un muro non è che un muro e nient'altro e può essere abbattuto. In quanto avvocato, insegnante e studioso di storia, so che se la vicenda di Assata può essere unica nella sua forza, creatività e passione per la vita e i principi, è invece tipica del modo in cui gli Stati Uniti hanno risposto storicamente agli individui che il governo considera una minaccia politica alla tranquillità interna. Dal momento che Assata sfiora soltanto gli avvenimenti che avevano fatto di lei un bersaglio su cui sparare a vista da parte della polizia, sull'autostrada del New Jersey nel 1973 ed anche le prove inconsistenti che portarono alla sua condanna nel 1977, accennerò io in alcuni dei dettagli che avevano contribuito a creare e a diffondere nei media quell'immagine da terrore. Ho incontrato per la prima volta Assata nel 1973, quando giaceva in un ospedale moribonda, ammanettata a letto e mentre la polizia statale, locale e federale tentavano di interrogarla. Ero il direttore della Conferenza Nazionale degli Avvocati Neri, un'organizzazione che fin dalla sua nascita nel 1968 si era impegnata a difendere gli attivisti politici della comunità nera.
Non ero quindi all'oscuro delle campagne di disinformazione orchestrate accuratamente dagli apparati repressivi sotto la guida dell'FBI contro i militanti neri. Prima di incontrare Assata avevo difeso Angela Davis, avevamo iniziato delle inchieste sull'esecuzione nel 1969 da parte della polizia dei dirigenti delle Black Panthers Fred Hampton e Mark Clark, sull'attacco della polizia del 1971 e sull'incriminazione della direzione della Repubblica della Nuova Africa. Avevamo difeso anche molti altri uomini e donne neri che erano diventati bersaglio dell'FBI. La sorveglianza sistematica da parte dell'FBI e i suoi attacchi contro gruppi e individui neri erano orchestrati all'interno del programma di controspionaggio COINTELPRO, che era indirizzato in modo particolare contro quelli che l'FBI chiamava gruppi dell'odio nazionalista nero. I primi bersagli del COINTELPRO furono Martin Luther King e migliaia di attivisti per i diritti civili meno noti. Ho scritto esclusivamente del COINTELPRO e della disgregazione criminosa e distruttiva delle direzioni e dei gruppi neri che erano gli obiettivi specifici di quel programma governativo. I documenti inconfutabili e pertinenti raccolti dal rapporto Church e dalla commissione senatoriale per studiare le operazioni governative rispetto alle attività dei servizi segreti sono state ripubblicate nel mio libro. Inoltre, le scoperte della Sottocommissione nazionale dei servizi segreti, diretta dal senatore Walter Mondale, che sono state pubblicate dall'ufficio stampa governativo degli USA nel 1976, forniscono una documentazione incontrovertibile di questa cospirazione sponsorizzata dal governo contro i diritti umani e civili di tutti i militanti politici in generale e dei neri in particolare. È importante ricordare che Assata Shakur decise di unirsi alle Black Panthers poco dopo che J. Edgar Hoover aveva ordinato ai 41 uffici dell'FBI di intensificare i loro sforzi per denunciare, disgregare, screditare e comunque neutralizzare le organizzazioni nazionaliste nere e i loro dirigenti. Lo Student Non-Violent Coordinating Committee, la Southern Christian Leadership Conference, la Nation of Islam e soprattutto le Black Panthers erano stati presi di mira, come lo erano tra i molti altri neri, Stokely, Carmichael, Rep Brown, Eliza Muhammad, Fred Hampton, Mark Clark e, come vedremo, Assata Shakur, nota anche come Joan Chesimard. Ormai è di dominio pubblico che una campagna attentamente orchestrata dai servizi segreti e di controspionaggio era stata condotta dall'FBI in collaborazione con gli apparati repressivi statali e locali, con l'intento di criminalizzare, screditare, perseguitare e intimidire Assata, a partire perlomeno dal 1971. Quando la ferirono e la catturarono sull'autostrada del New Jersey il 2 maggio 1973, era già ricercata per una serie di reati gravi. Una massiccia campagna di propaganda negativa era stata organizzata dall'FBI e dal Dipartimento di Polizia di New York per creare un'immagine di pericolosità e per condannarla sui giornali ancora prima di un processo. Era stato emanato l'ordine di arrestarla, viva o morta. Essa stessa esprime la sua paura e il suo terrore quando scrive: guardavo dalla finestra e là nel mezzo di Harlem, di fronte alla mia casa, stavano seduti degli uomini bianchi a leggere il giornale. Ero spaventata a morte di parlare nella mia stessa casa. Assata non poteva più tornare a casa, era nella lista dei most wanted dell'FBI, i più ricercati, accusata di essere armata, di aver rapinato banche e in seguito di aver agito come sequestratrice e come assassina. Una fotografia presentata come se fosse di Assata Shakur, scattata sulla scena di una rapina in banca nell'agosto 1971, venne pubblicata a piena pagina sul Daily News di New York il 10 luglio 1972.
Un manifesto con la sua stessa immagine venne affisso in ogni banca della città e dello stato di New York, negli uffici postali e nelle stazioni della metropolitana. L'annuncio, ricercata per rapina in banca, 10.000 dollari di ricompensa, era stampato sotto quattro fotografie. Una di queste era la foto di una donna presumibilmente scattata durante la rapina in banca del 1971. Sotto la foto, in grassetto e lettere maiuscole, c'era il suo nome, Joan Deborah Chesimard. Durante il processo per la rapina, che terminò con la sua assoluzione, una giuria riconobbe che non si trattava della sua foto. Essa proveniva invece dall'FBI e dall'ufficio della procura della Clearing House Association, un'associazione bancaria di New York, gli stessi autori dell'annuncio e dei manifesti. Persino dopo l'assoluzione di Assata per questa rapina in banca nel gennaio 1976, un altro annuncio che offriva la stessa ricompensa che viene offerta per i rapinatori non ancora arrestati venne pubblicato nel Daily News a marzo nel 1976. Questa volta però si trattava di una foto segnaletica riconoscibile di Assata con la parola arrestata. Si trattava di traverso sul viso. Quel manifesto apparve 2 mesi dopo il suo proscioglimento dall'accusa per la rapina in banca dell'agosto 1971, 2 anni dopo l'assoluzione per la rapina in banca del settembre 72 e in assenza ormai di altre imputazioni per rapina in banca. Il 12 febbraio 1973, 4 mesi prima che Assata fosse arrestata sull'autostrada del New Jersey, la rivista New York pubblicò un articolo dal titolo Target Blue, Bersaglio Blu, scritto da Robert Daly, un estratto dal suo libro dallo stesso titolo. La copertina della rivista raffigurava un poliziotto in divisa. Il titolo era La vera storia dietro gli assassini di poliziotti. L'articolo dava a intendere di poter fornire dettagli segreti su Black Liberation Army, la cui attività, sosteneva l'articolo, consistevano nell'uccidere poliziotti, rapinare banche e tentativi di rovesciare il governo USA. Sotto una foto di Assata Shakur c'erano le parole sicari del Black Liberation Army e lei era descritta dal vice commissario di polizia Dley come la chioccia che li tiene uniti e li fa muovere e li fa sparare. Nonostante il processo sui media, l'unica accusa contro Assata per l'uccisione di un poliziotto era stata respinta nell'ottobre del 1974 per mancanza di prove. Come mostra lo schema che segue questa nostra presentazione, il 2 maggio 1973, quando ci fu la sparatoria sull'autostrada del New Jersey, Assata era ricercata per tutti questi reati. L'ironia è che nessuna di queste accuse ha portato alla sua incriminazione. Quando fu arrestata, ferita dopo la sparatoria sull'autostrada del New Jersey, episodio che portò alla sua unica condanna, avrebbe dovuto godere della presunzione di innocenza che il quinto emendamento della Costituzione americana dovrebbe garantire a chiunque di noi sotto processo. Il 2 maggio 1973, Assata, Sundiata, Acoli e Zaid Malik Shakur stavano viaggiando in direzione sud sull'autostrada del New Jersey a bordo di una Pontiac bianca. Furono fermati dall'agente della polizia di Stato James Harper per motivi attinenti alle direttive del COINTELPRO dell'FBI che stabilivano di arrestare i militanti politici per infrazioni al traffico. Si disse che la Pontiac avesse le luci posteriori difettose, ma la testimonianza di Harper farà poi intendere che la Pontiac non fosse altro che un bersaglio prescelto. Harper dichiarò che quando aveva visto la Pontiac per la prima volta, egli si trovava ad oltre 3 km a nord della sede amministrativa per la zona autostradale, quartier generale degli agenti della Polizia di Stato. Seguì l'auto per 3 km fino alla prossimità dell'edificio amministrativo, prima di accorgersi, perché la luce era migliore e il posto più sicuro. La Pontiac stava viaggiando a velocità normale nella corsia di mezzo. Harper la superò sulla corsia di sinistra. Osservò il guidatore, prese nota mentalmente della sua fisionomia. Poi si spostò sulla corsia di destra e lasciò che la Pontiac lo superasse. Questa volta memorizzò il sesso e la razza dei passeggeri. Accostò quindi la Pontiac dalla corsia di sinistra, ordinò al guidatore Sundiata di fermarsi e chiamò l'amministrazione per assistenza. Furono
fu deciso di mandare l'agente Robert Palencar per assistere Harper, che commentò per radio: "Ci vediamo al passo, socio", e si diresse a quasi 200 km all'ora alla sede amministrativa. Anche l'agente Werner Forster si recò sul posto per fornire assistenza a questo fermo, per il quale, secondo la testimonianza di Harper, sarebbe stata emessa solo un'ingiunzione. Ma quando vidi Assata per la prima volta nel maggio 1973, impegnati in quell'ospedale a lottare contro la morte, e col passare degli anni ho imparato molto sul modo selettivo, arbitrario e feroce con cui la legge e le sue procedure sono state applicate contro di lei. Non voglio certo applicare il racconto di Assata sulle sue esperienze prima, durante e dopo i suoi numerosi processi, ma devo sottolineare che essa minimizza la ferocia delle sue condizioni di detenzione. Come lei stessa racconta, persino un consulente nominato dalla contea di Middlesex, su richiesta di uno dei giudici federali davanti al quale avevamo sporto denuncia per le condizioni disumane di detenzione di Assata, dichiarò che tali condizioni erano abnormi. Nella storia del New Jersey nessuna detenuta in custodia cautelare o prigioniera definitiva era mai stata trattata come lei, confinata per tutto il tempo in una prigione maschile, sotto sorveglianza 24 ore su 24, anche per le sue funzioni intime, senza sostegno intellettuale, cure mediche adeguate, possibilità di fare esercizi fisici e senza la compagnia di altre donne per tutti gli anni in cui rimase sotto la loro custodia. Facemmo una causa civile dopo l'altra, lamentando il trattamento barbaro che le veniva inflitto con successi limitati. Mentre leggete la sua storia, cercate di immaginare le conseguenze che quelle condizioni devono aver avuto su quella donna orgogliosa e sensibile. Un'altra amara ironia della sua situazione è stata che nel corso degli anni, in attesa del processo nel New Jersey, tutte le altre accuse che avevano fatto sì che diventasse latitante, che avevano portato alla sparatoria sull'autostrada nel New Jersey, decaddero per mancanza di prove, furono respinte o finirono con l'assoluzione. E questo mentre le condizioni fisiche della sua detenzione peggioravano costantemente. Ancora una volta, la manipolazione dei fatti ad opera dei media diventò un sostituto della realtà. Nessuna assoluzione o proscioglimento furono mai pubblicizzati. Le massicce misure di sicurezza per il processo del New Jersey, ancora pendente, diventeranno la notizia principale sulla prima pagina dei giornali locali, giorno dopo giorno, nelle zone in cui doveva venire scelta la giuria. Il semplice numero di queste accuse infondate rafforza la tesi di molti, secondo cui gli sforzi straordinari dello Stato del New Jersey di far condannare Assata Shakur, nonostante l'inconsistenza delle prove, sarebbero serviti a giustificare la sua immagine precostituita di folle assassina, che tuttavia non era riuscita, con loro grande umiliazione, a farla condannare dal Tribunale di New York e dal Tribunale federale. Assata fu condannata nel New Jersey come complice nell'assassinio dell'agente della Polizia di Stato Werner Forster e per l'aggressione premeditata nei confronti di James Harper con l'intenzione di ucciderlo. Per la legge del New Jersey, quando la presenza di una persona sulla scena del delitto può essere considerata come partecipazione e istigazione al reato, quella persona può essere condannata per lo stesso crimine. Lo Stato del New Jersey condannò Sundiata Coli per quelle imputazioni dopo che il processo di Assata era stato stralciato a causa della sua gravidanza. La giuria del processo contro Assata, per le stesse imputazioni, poté speculare sul fatto che la sua semplice presenza sulla scena della violenza con delle armi nell'automobile bastava a giustificare la sua condanna. Anche se tre neurologi dichiararono al processo che il suo nervo mediano era spezzato a causa di una ferita da arma da fuoco, rendendola incapace di premere un grilletto e che la sua clavicola era stata frantumata da una pallottola che poteva averla raggiunta solo mentre era seduta nell'auto con le mani alzate. Altri periti dichiararono che le analisi di attivazione neuro
neutronica effettuate dalla polizia subito dopo la sparatoria non presentavano residui d'uso di arma da fuoco sulle sue dita, a dimostrazione del fatto che non aveva sparato. Fu anche condannata per detenzione di armi, ma non se ne poté identificare alcuna che fosse stata utilizzata anche da lei e dal tentato omicidio dell'agente della Polizia di Stato Harper, che era stato lievemente ferito durante la sparatoria. Fu all'epoca mia opinione, e lo è ancora, che sola causa del razzismo della contea del Middlesex, alimentato da una campagna d'agitazione sulla stampa prima e durante il processo, incoraggiata a sua volta dalla dimostrata assenza di scrupoli legali da parte del governo, fu possibile a quella giuria di bianchi condannare a Sata. E ciò sulla base della testimonianza non verificata, contraddittoria e in generale non attendibile dell'agente Harper, l'unico altro testimone dei fatti sull'autostrada. Le dichiarazioni di Harper, come quelle di tutti gli altri testimoni a favore dello Stato, erano zeppe di contraddizioni e discrepanze. In tre diversi rapporti ufficiali, compresa la testimonianza davanti al Grand Jury, Harper disse di avere visto Assata estrarre una pistola dalla borsetta mentre era nell'auto e sparargli. Ammise durante il controinterrogatorio, sia durante il processo di Sundiata che durante quello di Assata, di non avere mai visto Assata con una pistola e di non aver visto che gli sparava. In pratica aveva mentito. Inoltre, il giudice non consentì alla difesa di presentare testimoni riguardo al cointel pro. La verità quindi è molto semplice. Assata Shakur non ebbe un processo equo nella contea del Middlesex, nel New Jersey. Era già stata condannata dalla stampa e dall'opinione pubblica, fin dal momento del suo arresto nel New Jersey e ripetutamente nel corso del processo. La condanna della corte fu solo una formalità. Dobbiamo ringraziare questa sorella per averci fatto udire la sua voce vitale e per avere diviso con noi la sua passione e il suo impegno. Noi invece, rimasti in questa società, dobbiamo rammentarci continuamente come mettiamo in pericolo i nostri interessi e i nostri diritti quando consentiamo col nostro silenzio l'uso che da parte del governo viene fatto degli organi di sorveglianza, della persecuzione dei militanti e della legge penale per sopprimere e punire dissenso politico. Nel 1975 il procuratore generale Edward Levi, su istruzione del presidente Carter e in seguito alle scoperte della commissione Church, emanò la prima serie di direttive per mantenere l'FBI nell'ambito della Costituzione. Nel corso delle sue indagini su individui e gruppi presuntamente pericolosi per la sicurezza nazionale, le direttive, anche se non accolte con eccessivo entusiasmo da parte del Movimento per i diritti civili, hanno rappresentato un tentativo di frenare l'uso illimitato da parte dei poteri governativi dell'infiltrazione e della disgregazione delle organizzazioni politiche. A partire dal 1983, durante la presidenza di Reagan, il procuratore generale William French Smith ha revocato le direttive di Levi e anno dopo anno le garanzie della Carta dei diritti sono state ulteriormente erose. Oggigiorno, per esempio, l'FBI è libera di fare indagini su persone o gruppi accusati di istigazione a compiere attività criminose. È evidente che il governo federale prosegue la linea utilizzata negli anni 60 e 70 dell'abuso illimitato di potere, sorveglianza, calunnie, discredito, intercettazioni, arresti, persecuzioni, incarcerazioni e assassini con cui aveva già tentato di distruggere Assata Shakur e altri gruppi o singoli militanti neri. Fino a quando i membri del Congresso, ancora intimiditi dalle iniziative del governo, avranno paura di contrastare l'FBI? Fino a quando le linee operative di quest'ultimo saranno elaborate esclusivamente al suo interno e fino a quando il Dipartimento della Giustizia sarà soggetto a imperativi politici del Presidente, controllati solo dagli organi interni del sistema, ma senza un pubblico controllo, saremmo tutti suscettibili di subire lo stesso genere di repressione e illegalità governativa che nel passato colpirono Martin Luther King, Malcolm X, Viola Liuzzo, Medgar Evers, Fred Hampton, Obadiah Leymari,
Assata, Shakur e molti altri fratelli e sorelle, le cui idee e il cui impegno costituiscono una minaccia per il governo. Siamo tutti delle vittime potenziali. Vi invito ora ad entrare nel cuore, nell'anima di Assata Shakur, che nonostante tutto ciò che le è accaduto, mantiene una freschezza ideale e una grande fiducia nella possibilità da parte della gente ispirata a principi di coerenza di appartenere in di apportare insieme i cambiamenti necessari per il bene comune dei popoli del mondo. New York City, Lenox Hinds. Commento mio finale, come voce narrante, sono contenta di aver dato la mia voce per solidarietà ad questa donna, Assata Shakur, che oggi ha 72 anni. Siamo al 26 giugno 2019. Benché questa donna sia da 40 anni in esilio a Cuba, ancora oggi Donald Trump ha messo sulla testa di questa donna una taglia da 2 milioni di dollari. È ingiusto. Grazie invece a Assata Shakur per quello che mi hai permesso di raccontare.